Nella notte di Natale, come fece San Francesco a Greccio nel lontano 1223, noi fedeli della parrocchia di Santa Maria Coghinas riprenderemo questa tradizione, partecipando al momento storico-religioso per eccellenza, la nascita di Gesù attraverso il presepe vivente. Infatti, dopo la sentita partecipazione della prima edizione, abbiamo una seconda opportunità per far crescere i sentimenti di unità e condivisione dello spirito natalizio. Esso ci aiuta a contemplare il mistero dell'amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella semplicità a Betlemme. Attraverso la rappresentazione delle scene che sono raccontate nei Vangeli, rappresentiamo ciò che successe in quella notte di 2016 anni fa. Si richiede una partecipazione seria e attenta, come previsto durante gli atti di culto. Si ringraziano tutti i figuranti appartenenti alla comunità di Santa Maria Coghinas che si sono resi disponibili alla rappresentazione sacra. Si ringrazia il coro Ninuccia Tamponi per il prezioso supporto canoro. Volevamo approfittare di questa occasione per ringraziare Don Tamponi e Don Taddeo che ci hanno permesso di intraprendere questa avventura attraverso esperienze uniche e toccanti per trascorrere un Natale diverso. Ricordiamo con piacere Don Ottavio Cossu, che è stato il primo artefice del presepio vivente durante la messa. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato in qualsiasi modo. Siamo nella bassa valle del Coghinas. Nella località di Isolana ci sono i vecchi pastori che portano nelle campagne le loro greggi. Lungo la strada c'è l'osteria numero 1, Luganali, gestita da un gruppo di giovani donne molto intraprendenti. Vicino c'è la bottega degli artigiani con la sarta, il calzolaio e la filatrice che lavorano fino a tardanotte, molto onesti. In via Malcumanzoni si trova un'altra osteria, Osteria del Cervo Bianco, gente seria e ospitale. Un gruppo di pescatori di Ligaldani si è piazzato un mercato di pesce, tutta roba fresca. In regione Le Pareddu ci sono donne che lavorano in campagna e vendono la loro merce, molto stimate in paese. In via La Tempiezza ci sono un gruppo di donne che si alza all'alba per garantire il pane sempre fresco. Nelle campagne di Sussinco si sono messi in società un gruppo di giovani pastori che collaborano per la produzione di formaggio. In Viale Sardegna c'è un giovane falegname con sua moglie, dicono che abbia le mani d'oro. Dietro gli argini ci sono un gruppo di laboriosi contadini, nei loro campi si trova ogni ben di Dio.
Maria e Giuseppe sono in cammino verso Gerusalemme. Giuseppe, appartenente alla famiglia di Davide, doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Dopo tanta strada, Maria è stanca. Cercano rifugio prima nell'osteria del Cervo Bianco, in località Marco Manzoni. Dai pescivendoli, dai fruttivendoli, dai panettieri, dai giovani pastori, dai falegnami, dai contadini, e nessuno a posto per farli trascorrere la notte. Proseguono il cammino e trovano la bottega degli artigiani, l'osteria Luganali. Nemmeno loro hanno posto. Vedono in lontananza un gruppo di anziani pastori nella dispersa campagna di Isolana e purtroppo non possono ospitarli. C'è tanta neve e tanto freddo e davanti a loro ecco apparire una stalla. Si fermano. A scaldarli ci saranno il bue e l'asinello. Maria già trascolora divinamente affranta. Un angelo del Signore si presentò loro e disse: prontamente vi annuncio con gioia l'esatto che voi salvatore, questo per voi è il segno. Ora tutti i figuranti del presepe di Santa Maria porteranno i doni alla grotta per rendere omaggio al bambino Gesù, come fecero in quella notte a Betlemme 2016 anni fa. Abbiamo necessità di salvezza, perché qualsiasi altra promessa di felicità, qualsiasi altra promessa che ci liberi dalla morte è falsa, non è autentica. E perché c'è necessità che sia Dio stesso a scendere in mezzo a noi per salvarci. Non poteva mandare un angelo? Non poteva fare un miracolo? Non poteva evitare che noi morissimo? Perché Dio stesso
ha necessità di parlare il linguaggio che tutti conosciamo, altrimenti non lo avremmo capito. Il linguaggio che tutti conosciamo dai più piccoli, anche dal piccolo Gesù che abbiamo oggi in braccio alla mamma, che tenta di dormire, fino al più anziano, a quello che ha maggiore esperienza tra di noi. Il linguaggio che è comune a tutti, che supera ogni lingua, ogni razza, ogni cultura, che supera ogni luogo, anche Santa Maria Covinas, è il linguaggio dell'amore. Buona.